Abbiamo appena visto nel video precedente che l'efficacia di una forza nel far ruotare un corpo rigido dipende da questo angolo, chiamiamolo alfa. Lo vediamo meglio in quest'altra figura. Abbiamo il fulcro, il vettore R, il punto d'applicazione della forza, la forza, e l'angolo alfa è questo, è tra il vettore R che va verso destra e la forza. Quindi il momento torcente della forza, che esprime l'efficacia della forza nel far ruotare il corpo rigido, dipende da questo angolo alfa. E se l'angolo alfa è di 90 gradi, l'efficacia è massima, quindi il momento torcente deve assumere il valore più grande. Invece se l'angolo è 0 o 180 gradi, perché la forza è allineata con R, quindi la forza va verso destra anche lei, o verso sinistra, allora l'efficacia deve essere 0. Allora, qual è, per esprimere in linguaggio matematico questa presenza dell'angolo alfa, qual è quell'operatore matematico che quando l'angolo è 0 o è 180 gradi il risultato fa 0 e invece quando l'angolo è di 90 gradi, come in questo caso qui, allora il risultato fa il valore massimo e questo operatore è il seno dell'angolo, è sen alfa. Ecco che quindi nella definizione matematica di momento torcente c'è sen alfa. Inoltre, oltre all'angolo, ci sono anche R, quindi la distanza del punto d'applicazione della forza dal fulcro, perché abbiamo visto che anche quello conta. Quindi non conta solo l'angolo, conta anche quanto è lontana la forza rispetto al fulcro. Più è lontana e più la forza è efficace nel far ruotare il corpo rigido. Quindi il momento torcente è proporzionale a questa R. E poi conta anche la forza, perché non è lo stesso se io applico una forza di 10 N o di 20 N. Più è intensa la forza e più sarà efficace nel far ruotare il corpo rigido. Quindi più grande sarà il momento torcente. Quindi essenzialmente il momento torcente dipende da tre cose: dalla distanza dove è applicata la forza rispetto al fulcro, quindi R. Poi dipende dall'intensità della forza, quindi F, e da questo angolo che viene tenuto in considerazione attraverso sen alfa. Ripetiamo, perché sen alfa? Perché se l'angolo è di 90 gradi, sen alfa fa 1 e quindi il momento torcente assume il valore massimo. Se invece l'angolo è di 0 o 180 gradi, quindi come la forza F3, allora sen alfa fa 0 e il momento torcente fa 0. Infatti la forza F3 non ha nessuna efficacia nel far ruotare la porta, il suo momento torcente è 0.